Ciao a tutti, oggi ho deciso di fare una guida il più veloce possibile alle lenti a contatto, in particolare circle lenses che hanno un diametro leggermente superiore alle lenti a contatto normali. Le lenti sono state omaggiate da TDI, trovate tutto quello che volete se volete sapere, insomma, sotto nell'info box, ma non sono stata obbligata a parlarne bene, quindi ve ne parlerò onestamente. Ma soprattutto mi focalizzerò sulla pulizia e su come controllare, mettere e togliere le lenti, appunto. Dentro il pacchetto mi hanno messo anche questi glitter bellissimi, alcuni gadget. E niente, direi di iniziare. Iniziamo dagli accessori che in questo caso vengono inviati con ciascun ordine e che trovo sia una cosa molto positiva, così non dovete comprare le cose a parte. Comunque vi arriverà una pinzetta, un portalenti e questa ventosina e poi vi farò vedere qual è il suo utilizzo. Comunque essenziale è principalmente il portalenti. Partendo dal primo paio ho scelto queste lenti azzurre, di un colore azzurro acqua molto chiaro. È veramente bello e le lenti sono veramente comode. Ho avuto anche la possibilità di sceglierle graduate. L'unico lato negativo che vi posso trovare è che se avete degli occhi particolarmente scuri, probabilmente il colore non sarà molto intenso perché sono un po' poco coprenti. Queste rosse invece le trovo perfette per quel che mi riguarda, sono graduate, sono comode e la visibilità è alta, quindi non ho nulla da dire. Per quanto riguarda la pulizia e il controllo delle lenti, ciò che sicuramente vi servirà è la soluzione unica, quella detergente igienizzante e le goccine artificiali, insomma le lacrime artificiali. Per quanto riguarda l'apertura delle lenti, in questo caso è facile perché sono nell'involucro di plastica, ovviamente sterile. È un po' più complicato quando c'è la boccettina di vetro, lì probabilmente dovete usare delle pinzettine o delle forbicine, stando attentissimi. Per quanto riguarda il controllo delle lenti a contatto, mi raccomando, osservate bene i bordi per vedere che non ci siano pezzi rotti o fratture e controllate anche la parte interna per quanto sia possibile per assicurarsi che non ci siano graffi, perché danno davvero molto fastidio all'occhio e sono uno spazio adattissimo per i batteri. Per quanto riguarda la pulizia, io utilizzo due cose principalmente, a volte da sola, a volte insieme, dipende da quanta voglia ho di pulire le lenti. E questa è, io la chiamo la centrifuga manuale, comunque è una specie di portalenti che trovate ovunque ormai, su internet ovviamente. Vi basta inserire lenti a contatto ovviamente nell'apposito contenitore, quella che va destra a destra, sinistra a sinistra e poi girare qualche volta. Questa invece è la macchinetta che fa un rumore tipo trapano, è rumorosissima, però secondo me aiuta molto a pulire le lenti a contatto, le lascio lì un po' a mollo come potete vedere ed è comodo soprattutto se avete tante lenti. Per quanto riguarda il mantenimento, mi raccomando, cambiate l'acqua almeno ogni 10 giorni e ogni 2 settimane fate tutto il lavoro di pulizia. Una volta pulite le lenti, prima di mettere l'acqua, la soluzione unica, vi consiglio di aggiungere qualche goccia artificiale e ciò aiuta a mantenere il comfort. Per quanto riguarda l'applicazione delle lenti, vi faccio vedere solo il metodo col bastoncino perché con il ditino è uguale. Allora, anzitutto assicuratevi che la posizione della lente sia giusta, deve fare una bella conca uniforme e non due bozzi laterali. Aprite bene l'occhio, aiutatevi con le dita e inserite la lente, sbattete un pochino le palpebre e via.
Per quanto riguarda la rimozione, potete utilizzare o le pinzette apposite oppure i polpastrelli delle mani. È semplice, molto più semplice rispetto a mettere le lenti a contatto e quindi niente. Con questo video è tutto, spero vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!